È responsabile della vita politica sociale all'intero bilancio dei vestiti della modale e del diritto di felicità del rapporto di non trovare con gli adulti che devo dire di più trovare queste due chiesa comportate di bene. Non penso a nulla. Se tutto è stato creato da nulla, nulla è un campo punto zero che pervade tutto. Non penso a nulla. È la coscienza del tutto. Così io penso a nulla. Io? Ma chi sono io? Uno spirito o una donna? Cammino e sempre si apre una nuova via. Tutto scorre tranquillo se non ci si arrabbia mai. Dove mi trovo? Ma ho fatto uno strano sogno. Che cosa ho sognato? Sì. Sì, adesso ricordo. Sogno che una donna mi lascia. E io parto per Napoli. Lì inizio a ricevere strani messaggi. Una certa Partenope. E la cerco per vicoli, budelli, castelli che sono in bilico sul mare. E la cerco. Essere veri in un mondo di illusioni. Cosa può significare essere veri in un mondo di illusioni se non essere consapevoli di essere un'illusione? Io sono vera e so di non esistere affatto. Un
silenzio è uno strano. Ho sognato un occhio. Era strano. Era come se fosse il mio occhio. Ma tra molti anni. E alle immagini reali si alternavano delle immagini matitate, come di uno sceneggiatore. Qualcuno stava disegnando il mio occhio. Ed era un'automobile lussuosa con dei vestiti raffinati. Ho sognato un frammento della mia memoria e attraversavo una strada che sembrava infinita. Un frammento come quello della mia memoria, una strada infinita. In un'automobile che era troppo avveniristica per me. Un'automobile veniva in quadro. Ero in un altro quando. Mentre io mi addentravo. E non sapevo dove. Finché non mi dove stavo. Una donna bellissima. Una donna bellissima era raffigurata su un cartellone pubblicitario con tubi di plastica. E dei tubi di plastica emulavano il neon, mi ricoprivano il viso. Così, quasi fino alle gote. E quando le sue lacrime si sono illuminate, ho capito che ho sognato la pubblicità di un nuovo processore. Ascoltiamo questi rumori di macchine sgranate.
organismi che si sgretolano, ingranaggi che si inceppano. Piangendo solleviamo gli occhi al cielo e ringraziamolo per la vista che ci dà. Siamo sulle soglie dell'alba. Sorridete al miracolo della vita. Questa casa, stanza, rifugio, barca alla deriva, risale alla fine della commedia e della memoria, mi traslerà nel mondo nuovo e non sarò più personaggio, persona. Ed ora giochiamo. Non c'è più tempo per ricordare. Il tempo del vivere avanza. Dipingerò il sole e la luna, due porte, il cielo stellato su, le acque giù, al centro l'albero del pensiero collettivo. E saliremo sul Monte Vesuvio a ridestare la via dei canti. Andiamo. Andiamo.